Buonasera a tutti, sono sempre Emiliano Lanci e benvenuti a questa terza puntata dell'Angolo Tecnico. Siamo sempre in una fase di ripasso dei colpi principali di braccia. Chi ci ha seguito la seconda puntata si ricorda che abbiamo fatto un piccolo ripasso sulle tecniche di braccia, cioè i diretti. Oggi introduciamo un argomento molto complicato che è appunto il gancio, in particolare il gancio avanzato. Volevo innanzitutto chiamare subito fra di noi Sara Falco, che sarà questa sera un po' la mia allieva per la spiegazione appunto di questo colpo, che dicevo appunto un colpo abbastanza complicato, perché non è solo un movimento dove c'è una partecipazione solo delle braccia stesse, ma addirittura ci sarà un grosso lavoro che dovrà fare appunto tutto il busto per portare in maniera molto efficace questo colpo. Innanzitutto Sara, proprio di fronte alla nostra telecamera, ti posizioni, ricordiamo un attimo sempre la posizione di guardia, è una posizione sempre chiusa, ben alta, chiusa con i gomiti. Partiamo appunto con questo colpo. Facciamo vedere che quando una persona inizia questo colpo, se lo dovesse portare senza un opportuno spostamento al busto, rischierebbe di incappare in un colpo avversario. Quindi fondamentale nel gancio avanzato è subito questo movimento, fallo vedere Sara, di schivata, cioè c'è questo caricamento dove vediamo che si esce appunto invertendo la posizione delle spalle ed esce praticamente dalla traiettoria di un ipotetico colpo diretto. In questo qua vediamo che comunque Sara sposta lo stesso il caricamento, lo sposta andando sulla punta del piede arretrato, e vediamo che in questo modo va a caricare, fai vedere Sara fermandoti, questo colpo che viene appunto tirato ed è chiamato il gancio. Fermati magari Sara, come se ti fermassi in questa posizione. C'è questo movimento opportuno, il piede naturalmente viene spostato verso di me perché naturalmente va a caricare e viene portato naturalmente il gancio. Adesso Sara, fallo rivedere lentamente, quindi io come primo colpo vado a svuotare la spalla e vado a colpire in questa posizione. Adesso pian pianino a vuoto, cioè senza PAO, quindi senza l'allenatore, continua a portarlo a vuoto, Sara. 1, 2, e adesso pian pianino velocizza il movimento. Noi vediamo che c'è questo movimento iniziale che naturalmente accento anche per far vedere un po' di più, che è un movimento che non fa altro che uscire dall'ipotetica traiettoria di un diretto che arriva e naturalmente porta questo colpo. Sta facendo vedere, continua pure Sara a farlo naturalmente. Nel muoversi io non devo cercare di caricare pesantemente il braccio, ma non faccio altro che srotolarmi mantenendo praticamente sempre la posizione di guardia. E in un secondo tempo vado ad aprire questo colpo. Fondamentale è spingere con il piede avanzato verso la direzione che arriva il colpo, perché con questo io vado a caricare praticamente questo colpo. Continuo a farlo vedere in maniera sciolta. Perfetto. E benissimo Sara, stop. Direi di fare entrare l'insegnante Licia Golinelli. Vieni Licia. Buonasera. E passiamo all'applicazione vera e propria di questo colpo. Diciamo che Licia fa vedere come la scorsa puntata il lavoro con questi attrezzi, che sono appunto i PAO, questi colpitori, che serve appunto per dare efficacia al colpo studiato precedentemente da Sara, e poi soprattutto si misurano altre caratteristiche come la velocità, la forza, e si lavora appunto con questa attrezzatura. Fai vedere il colpo inizialmente di base, Licia. Quindi vediamo questo spostamento del busto che serve appunto per uscire dalla traiettoria del diretto, e questo colpo. Adesso pian pianino Sara prendi sempre più confidenza e inizia a lavorare anche in velocità su questo attrezzo. Ricordiamoci sempre che quando io vado a scartare scartare la spalla, quindi cerco sempre di rimanere in copertura con il braccio, e solo quando decido di caricare allargo il gomito e vado praticamente a cercare il colpo vero e proprio.
vediamo che Sara ha della grinta e della forza, un po' le sue caratteristiche. Benissimo, adesso un attimo riprendendo il posizionamento base, lavoriamo un attimo sui punti principali. Ricordate sempre, per effettuare correttamente il gancio avanzato, quando muovo la spalla, il primo movimento, sto sempre in copertura con la mia posizione di guardia. Quando io decido di caricare, due cose fondamentali: solo al momento del caricamento allargo il gomito, vai Sara, e il piede avanzato spinge nella direzione in cui arriva il colpo. Quindi la spinta del colpo non è altro che una spinta verso l'interno. E vado naturalmente a portare questo colpo, e durante il colpo devo sempre avere in copertura con la mano opposta. Appena vado a segno col colpo, non faccio altro che abbassare il gomito e riportarci praticamente in posizione normale. Adesso fate vedere l'unione delle combinazioni della seconda puntata, quindi diretti, con il gancio con la mano avanzata. Benissimo, come siamo arrivati in conclusione di questa terza puntata, abbiamo ripassato i ganci con la mano avanzata, sono colpi molto difficili di quello che è il repertorio vero e proprio della box, quindi il repertorio pugilistico. Con la quarta puntata inizieremo il nuovo quaderno tecnico, quindi mi raccomando, puntuali per la prossima puntata. Grazie a tutti e arrivederci.